campo elettrico esponenziale regolare all'infinito di una carica multiforme piazzata in origine. Adesso, vabbè, ho lasciato lì un angolo perché userò questo per me. Adesso facciamo il calcolo di una configurazione di carica leggermente più complicata, cosiddetto dipolo elettrico, dipolo semplicemente. Che consiste in questo: invece di avere un'unica carica, come abbiamo fatto precedentemente, stavolta ne abbiamo due. Una carica più Q positiva piazzata in questo punto, una carica meno Q negativa piazzata in questo punto. E diciamo D questa distanza, la distanza tra le due cariche. D'accordo? Anzi, diciamo io definirò, poi che proseguo mi tornerà comodo questa notazione, un vettore D in questo modo, cioè un vettore di ampiezza pari alla distanza e orientato dalla negativa alla positiva. No, fatto di notazione. D è la distanza, d'accordo? Carica positiva, carica negativa, a distanza D l'una dall'altra. Allora voglio calcolare il, diciamo, il potenziale elettrico di questa configurazione. Questa si chiama dipolo, d'accordo? È possibile verificare sperimentalmente che vale nel vuoto, siamo nel vuoto sempre chiaramente, vale la sovrapposizione degli effetti, ovvero se io ho due cariche come in questo caso, il campo, quindi il potenziale, diciamo il potenziale in un certo punto dello spazio è pari alla somma dei potenziali delle singole cariche, come se agissero da sole. È un fatto che non è scontato, per carità, ma si verifica sperimentalmente che nel vuoto vale questa proprietà. Quindi se io mi metto in un certo punto, vediamo P, e voglio il potenziale del punto P, esso sarà pari alla somma del potenziale V più dovuto alla carica positiva e il potenziale V meno della carica negativa in quel punto P. Qui adesso sostituisco i valori e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, introduco un sistema di riferimento la cui origine è piazzata, vediamo O, nel punto intermedio fra le due cariche. Quindi le due cariche stanno qui, ci guardiamo in mezzo, in modo tale che questa sta di mezzi e questa sta a meno di mezzi. E dico R la distanza fra il punto considerato e l'origine del sistema di riferimento. D'accordo? Chiamerò poi R più la distanza tra la carica positiva e il punto P ed R meno, vedendo che disegno bene il disegno, R meno la distanza tra la carica negativa e il punto P in questione. Chiaro il disegno? Beh, allora, quanto vale il potenziale di più? Beh, il potenziale di più si scrive usando la formula che sta scritta lì alla lavagna, con le giuste, con i giusti simboli. Allora, è dovuto alla carica più Q e viene valutato in un punto che dista R più dalla, dall'origine, cioè dalla carica. No? Qui ricordate, R è la distanza tra la carica e il punto dove volevamo il punto, quindi qui diventa R più. Di meno si scrive analogamente in questo modo, come meno Q che è dovuto alla carica negativa, 4P che è R meno. R meno è quella distanza. Allora esprimiamo R più ed R meno in funzione della quantità R, questa distanza dal punto medio. Se io chiamo θ quest'angolo qui, vabbè, questo è θ quest'angolo, ok? È facile vedere che
R più M è pari a R meno questo trattino qua. In realtà sto facendo un'approssimazione, perché io qui devo mettere il modulo della distanza, no? Per fare questo ragionamento in termini precisi dovrei riportare la lunghezza di R più su R con un arco di circonferenza e confrontare le due. Non faccio un grosso errore nel proiettare questo secondo una proiezione ortogonale e dire quindi che R più è circa pari a R meno di mezzi cosentetto, che cosa ci ho detto? Ho detto che R più, vedete, è un po' più corto di R, lo vediamo a occhio, e di quanto? Grosso modo di questa quantità, ripeto, è un'approssimazione che sto facendo, ma ampiamente valida se questa distanza è piccola rispetto alla distanza R. Quindi questa R più è pari a R meno questa quantità. Questa quantità che cos'è? Poiché ho fatto la proiezione ortogonale, pari a questa ipotenusa che è di mezzi per il coseno di quest'angolo, che è chiamato teta, e quindi quella cosa lì. Chiaro? Bene. Analogo discorso posso fare su R meno, che è circa pari. Beh, questa volta vedete R meno è un po' più grande di R, della stessa quantità se ci pensate. Quindi questo sarà pari a R più di mezzi cosen teta, con questa approssimazione che vi ho citato. Ne segue che V più, ragioniamo su V più, poi facciamo su V meno un altro ragionamento. A che cosa va? Allora, qua si può, anzi, questa è un'approssimazione. Q diviso 4 Y R meno V mezzi cosen teta, ossia uguale a Q diviso 4 pi greco R 1 meno D diviso 2R cosen teta. Ovvero ancora Q diviso 4 pi greco R per 1 meno D su 2R cosen teta a meno 1. Posso l'inverso, ci ho messo elevato a meno 1. Perché ho fatto questo? Adesso vi faccio capire. Aspetta. Allora, in questa parentesi, che ho elevato poi a meno 1, che cosa c'ho? C'ho 1 più, meno, in realtà, meno, questa quantità, che è una quantità molto piccola rispetto a 1. Questo perché abbiamo ipotizzato che D sia molto minore di R, approssimazione di qui sopra, vi ho detto, no? Noi possiamo fare questa approssimazione se questa distanza è molto piccola rispetto a questa, cioè D è molto minore di R. Allora, scriviamo esplicitamente D molto minore di R, lo scriviamo così, dicevo prima. Quindi D è molto minore di R, il coseno di teta è una quantità che varia fra meno 1 e 1, quindi è modulo al più unitario, quindi questa quantità è certamente molto minore di 1. Quindi ho una situazione di questo tipo: 1 più x all'alfa con x molto minore di 1. X è quella meno di cosen teta diviso 2r e alfa è pari a meno 1. Beh, se io faccio uno sviluppo in serie di questa quantità e arresto al primo ordine questo sviluppo in serie, io posso approssimare questo in questo modo qua, attorno a x uguale 0, no? Quindi sarebbe questa funzione valutata in x uguale 0 che vale 1 più df in dx, che sarebbe alfa di x, più dove metti termini il secondo ordine che aumento, e così mi fermo al primo ordine. Quindi approssimo quella funzione con uno sviluppo in serie arrestato al primo ordine, supponendo che x sia piccolo in maniera tale da poter trascurare i termini di ordine superiore. D'accordo? Io dovrei scrivere un mezzo
alfa x al cubo e così via, insomma, tutti i termini di ordine superiore che trascuro supponendo che x sia molto piccolo. Va bene. Ok, cosa significa nel nostro caso questa approssimazione? Significa che questo è quasi uguale a q diviso 4 di greco r, esatto, dico bene, al posto di questo ci metto 1, devo scrivere più alfa x, quindi meno, perché alfa è pari a meno 1, x che è meno 2 d su r, quindi diventa più un'altra volta, 2 r cosentenno. Chiaro? Qua il segno meno diventa più perché appunto alfa è pari a meno 1 e x è pari a questo. D'accordo? A che cosa è uguale di meno? Di meno, facendo lo stesso ragionamento, che cosa è uguale? A meno q diviso 4 pi greco r più di mezzi cosenteta, vi faccio gli stessi passaggi, quindi abbiamo meno q diviso 4 pi greco r che moltiplica 1 più d diviso 2r cosenteta meno 1, ovvero meno q diviso 4 pi greco r 1 meno d diviso 2r cosenteta. Oh, scusa. D'accordo? È la stessa cosa con due segni differenti, semplicemente. C'è un segno diverso qui e un segno diverso qui. E quindi c'è un segno diverso qui e un segno diverso qui. Poi il ragionamento è lo stesso. D'accordo? Ma allora la quantità b che è pari a b più b meno, a che cosa è uguale? Faccio la somma di questi due pezzi. Mi state volendo, sì ragazzi? Qualcuno ha problemi? No? No, posso. Allora, viene q diviso 4 più greco r che moltiplica. Allora, quando faccio questo più questo, 1 a meno 1 si semplificano. Poi qua ho d, questa roba qui, meno meno più, questa si somma, e quindi qui fa d cosenteta su r. Il fattore un mezzo diventa, si semplifica con 2 che viene dalla somma. E invece il termine 1 che sta in parentesi si cancella. Quindi rimane questo. Ossia ancora q diviso 4 greco r quadro d cosenteta, ovvero ancora scrivo qui b uguale r quadro, scusate, l'ho detto, non l'ho scritto, q diviso 4 y r quadro b scalare di cosenteta, dove b uguale q per b e si chiama momento di dipolo, lo scrivo. Per Q l'ho chiamato più grande, scusa. E qui non c'è. Chiamato il momento di dipolo la quantità prodotto per la quantità Q, la carica, e D la distanza tra le due, orientata come vi ho detto. E qua ho messo il prodotto scalare, voi sapete quando faccio il prodotto scalare viene fuori il coseno dell'angolo compreso, che è esattamente quello che ho chiamato tenso in questo caso. D è diretto così, R è diretto cosà, il prodotto scalare fra il mezzo, fra il coseno del centro di mezzo.
è tutto così. Quindi osserviamo che il potenziale di un dipolo, quello regolare all'infinito sempre, va a zero con R che tende all'infinito, perché è quello regolare all'infinito, ma tende a zero come R al quadrato, mentre il campo, il potenziale della carica da sola, questa scritta lì nell'angolino, tende a zero come 1 su R. Quindi il potenziale del dipolo tende a zero più rapidamente che non il potenziale della singola carica. Se facessi il campo elettrico di questa configurazione, vedrei che esso tende a zero come 1 su R al cubo. Quindi più rapidamente di quanto tende a zero il campo elettrico della singola carica, che va a zero come 1 su R quadro. Ok? E inoltre osserviamo che il potenziale del dipolo è proporzionale al momento di dipolo secondo questa espressione. Va bene. Qual è l'importanza di questa configurazione di dipolare, diciamo, cioè dipolo elettrico? L'importanza è legata al fatto che molti materiali di interesse in elettrostatica hanno a che vedere con questi dipoli. Nel senso che molti materiali di interesse hanno delle molecole che sono assimilabili a dei dipoli elettrici. In altri termini, se io considero un materiale potenziale di interesse, osserviamo che esso ha una, diciamo, natura dipolare, la sua molecola ha una natura dipolare, nel senso che gli atomi che la compongono hanno, possono avere, non tutti sono così, possono avere una differente elettronegatività, cioè una differente propensione ad attrarre gli elettroni, di modo tale che nella molecola si crei un eccesso di carica negativa dalla parte degli atomi più elettronegativi e quindi di conseguenza un eccesso di carica positiva dall'altra parte. In questo modo, vedete, nella molecola nasce proprio la configurazione che abbiamo visto prima, perché c'è una separazione di carica a una certa distanza. Questa distanza, questa è quello che ho chiamato D, è una distanza, diciamo, tra atomi, quindi una distanza intramolecolare, diciamo, molto molto piccola. Tuttavia c'è questo effetto di presenza di dipoli, chiamiamoli elementari, legati a come sono costruite e costituite proprio le singole molecole dell'oggetto, del materiale in questione. Che cosa succede se io ho un materiale di questo tipo, cioè con le molecole che sono dei dipoli elettrici? Quando io sottopongo, allora, intanto in condizioni normali, immaginate questo materiale in cui ci sono tanti di questi dipoli orientati nella maniera più varia possibile, in modo tale che globalmente, macroscopicamente, le cariche positive e le cariche negative si cancellano perfettamente, si bilanciano. O comunque piccolo, io scelgo il volume, ci saranno tante cariche positive e quante negative che si bilanciano perfettamente. Che cosa succede se io invece prendo questo materiale e lo sottopongo ad un campo elettrico? Quindi non è più, diciamo, in astratto questo materiale senza perturbazioni esterne, ma impongo un campo elettrico a questo materiale. Allora, noi sappiamo, immaginiamo che il campo elettrico sia diretto orizzontalmente, no? Allora, noi sappiamo che il campo elettrico si esercita come forza sulle cariche. Quindi avremo, se il campo elettrico è diretto così, per esempio, questo è il campo elettrico, allora su questa carica verrà esercitata una forza che chiamiamo F, pari a Q per E, se quella carica positiva, per il campo elettrico, e quindi diretta secondo il campo elettrico. La carica negativa invece viene a essere sottoposta ad una forza meno F, supponendo che la carica sia uguale all'opposto. No, è l'altro verso, perché è una carica negativa. Ti trovate? Qual è la forza, diciamo, qual è l'effetto di questa forza, di queste due forze che vengono fuori? Allora,
scompongo secondo questi due assi le due forze risultanti, questo e questo, e poi abbiamo questo e questo. Ok, quindi ho scomposto la forza in questi due componenti, nell'uno e nell'altro caso. Allora, queste due componenti, questa e questa, che cosa fanno? Tendono a stirare la molecola, cioè a in qualche modo aumentare la distanza che c'è fra le due, fra i due eccessi di carico, la stira, vedete? Quindi in qualche modo ad aumentare il momento di dipolo, perché il momento di dipolo, vedete, dipende non solo dalla carica, ma anche dalla distanza tra le cariche. Quindi se io stiro un pochettino la molecola, aumento la distanza tra le cariche, aumento il momento di dipolo. Ma non è solo questo l'effetto, anzi, probabilmente non è questo l'effetto principale. L'effetto principale è legato a quest'altro componente, questa e questa. Che cosa fanno queste componenti? Tendono a far ruotare, vedete, la molecola, vedete? Una così e una così. Tendono a far ruotare la molecola, in particolare a farla allineare secondo il campo elettrico, che vi ricordo era orizzontale. Quindi, quando io ho un dipolo sottoposto a un campo elettrico, esso viene a essere sottoposto ad una forza che tende a allineare il dipolo al campo elettrico, secondo quello che vi ho detto, quindi col più che punta dove punta la freccia del campo elettrico. Chiaro? Quindi un materiale siffatto, cioè fatto con delle molecole polari, a proposito, scusa, prima che vada avanti, sì, questa cosa, giustamente, no, ve lo posso dire già ora. Questa cosa che ho fatto vedere della rotazione della molecola polare è poi alla base del riscaldamento a microonde dei cibi, per esempio. Perché questo? Perché nei cibi è presente, come ben sappiamo, nei tessuti, diciamo, del pollo, che mettiamo in forno a microonde, è presente l'acqua. L'acqua è una molecola volante, cioè una questa qui. Allora, se noi investiamo una molecola d'acqua con un campo elettrico, questa farà esattamente quello che ho detto, cioè tenderà ad allinearsi. Ma che cosa succede se il campo elettrico non è costante nel tempo come l'ho disegnato lì, ma piuttosto varia nel tempo sinusoidalmente? Andrà per positivi e negativi. Allora, poca molecola, che deve fare? Si metterà a ruotare da una parte e dall'altra per seguire il campo nella sua oscillazione, sostanzialmente. Quando il campo è orientato così, la molecola vorrà orientarsi così. Quando il campo è orientato dall'altra parte, la molecola vorrà orientarsi dall'altra parte, quindi si mette a ruotare. Questa rotazione, se perpetuata, dà luogo ad una dissipazione proprio per, diciamo, attrito rispetto alle molecole circostanti. Cioè questo movimento crea, produce il riscaldamento delle molecole d'acqua stesse. Proprio per, diciamo, lo possiamo interpretare come se fosse una sorta di sfregamento tra le due. In questo modo, con un campo elettrico oscillante a frequenza opportuna, noi riusciamo a riscaldare l'acqua che è presente, per esempio, in un cibo. Il forno a microonde funziona esattamente così. Investe il cibo da cuocere con un campo elettromagnetico a frequenza molto alta, stiamo parlando dell'ordine di grandezza di gigahertz, e quindi le molecole dell'acqua sono costrette a oscillare curiosamente per seguire questo campo che oscilla a frequenza così elevata, e quindi si riscalda l'acqua presente nel cibo. Questo è il motivo per cui quando io riscaldo il cibo nel forno a microonde si può riscaldare l'interno senza riscaldare l'esterno, perché alle volte succede che l'interno di un cibo deve essere più ricco d'acqua rispetto all'esterno, magari la pelle è più secca della carne, e quindi per questo motivo riscaldiamo da dentro il cibo, diciamo che fa capire che il meccanismo è completamente differente da quello del forno tradizionale, che invece è un meccanismo di irraggiamento e di conduzione del calore all'interno del cibo. Vabbè, fatta questa parentesi culinaria, torniamo a cose più semplici.
Allora, che stavo dicendo? Allora, consideriamo quindi un materiale di questo tipo. Quindi un materiale, non sia il pollo, ma un materiale, diciamo tecnicamente rilevante. Allora, che cosa succede quindi se io ho questo materiale investito da un campo elettrico? Quando io ho questo fenomeno, le molecole, abbiamo detto, tendono a stirarsi ed allinearsi. Questo vuol dire che il materiale in questione comincerà ad assumere una polarizzazione, cioè un momento di dipolo, per unità di volume. Cioè, se io chiamo Q per D il momento di dipolo della singola molecola, quindi D è la distanza intera atomica, d'accordo? Q è la carica, l'eccesso difetto di carica che si manifesta, Q per D è il momento di dipolo secondo quello che abbiamo detto prima. Se io chiamo N il numero di particelle, di molecole per unità di volume, la densità di momento di dipolo, cioè il momento di dipolo per unità di volume, che chiamo P grande, sarà pari a questa quantità. Per effetto del campo elettrico, quello che succede è che questo momento di dipolo tende ad aumentare, all'aumentare del campo elettrico. Perché? Quando io metto un campo elettrico, prima cosa stirerò un po' tutte le molecole, quindi aumenterò il momento di dipolo delle singole molecole, e questo è il primo effetto. Ma poi tenderò sempre più ad allineare le molecole, e quindi tenderò a far sommare gli effetti delle varie molecole anziché cancellarli. Se io le avessi orientate a caso, tenderei a cancellare il contributo dei campi delle singole molecole. Viceversa, se io le allineo tutte quante, si tenderanno a rinforzarsi. Ecco perché il campo elettrico e il campo di la polarizzazione P è proporzionale al campo elettrico in prima battuta tramite un fattore di proporzionalità che chiamo chi, a volte si chiama suscettività, insomma, vabbè, non è importante il nome, è un fattore di proporzionalità tra il momento di dipolo e unità di volume. P si chiama anche polarizzazione del materiale e il campo elettrico. I materiali che godono di questa proprietà, cioè di avere delle molecole di questo tipo e quindi di reagire con una polarizzazione ad un campo elettrico, si chiamano materiali dielettrici. Quindi i materiali dielettrici sono quelli che hanno questa proprietà che vi ho appena descritto. C'è una sottile ma importante differenza fra i materiali dielettrici e i materiali isolanti. Alle volte questi due termini sono usati quasi come sinonimi, però dal punto di vista concettuale sono due qualità, due categorie distinte. I materiali isolanti sono quelli che abbiamo visto nelle scorse lezioni, ovvero quelli, se parliamo di isolanti perfetti, la cui conducibilità è nulla, cioè materiali che sono in grado di fermare il moto delle cariche. Quello che abbiamo detto l'altro. I materiali dielettrici invece sono quello che abbiamo detto oggi, ovvero materiali in grado di polarizzarsi se sottoposto a un campo elettrico a causa di questi fenomeni che abbiamo visto. Quindi sono due concetti differenti. Tuttavia accade che i materiali dielettrici siano anche materiali buoni isolanti. Quindi per questo motivo spesso si confondono i due concetti, perché le due categorie tendono a sovrapporsi. Però le proprietà a cui si riferiscono i due termini sono proprietà differenti, come ho cercato di spiegare. Quindi, diciamo, alle volte appunto, li usiamo come sinonimi, però è un po' improprio, perché pur trattando lo stesso materiale è un dielettrico e un isolante, però i due termini si riferiscono a due proprietà differenti dello stesso materiale. Come rappresentiamo in termini macroscopici adesso tutto quello che abbiamo detto qui intuitivamente in termini di una relazione costitutiva? Noi abbiamo detto nelle leggi dell'elettromagnetismo, in particolare dell'elettrostatica,
le proprietà dei materiali entrano nel modello attraverso la relazione costitutiva. Nel caso della conduzione stazionaria, la resistività che veniva fuori dagli urti tra gli elettroni e il reticolo, le cose diciamo nelle scorse lezioni. Qui anche vogliamo in qualche modo desumere un legame complessivo fra il vettore D e il vettore E quando succedono fenomeni di questo tipo. Allora, che cosa succede? Allora, cerco di farvelo capire intuitivamente, non facciamo un ragionamento estremamente preciso e accurato, cioè è giusto per farvi capire il meccanismo, però insomma, lungi da me l'idea di voler fare un modello microscopico rigoroso dei materiali dielettrici, non è questo, è solo diciamo un quadro intuitivo di quello che succede, ok? Quindi prendetelo in questo modo. Allora, immaginate di avere questo materiale dielettrico, immaginiamo infinitamente esteso, quindi non ci poniamo problemi da questo punto di vista. Allora, consideriamo una superficie, immaginiamo la chiusa, sigma, all'interno di questo materiale. Ne considero una porzione, questa è la superficie sigma, ok? Allora, in condizioni normali, dentro la superficie sigma di cui ho disegnato una porzione, non c'è carica, nel senso che la carica netta è zero, perché tutti quanti i dipoli che stanno qua dentro, più meno, si compensano perfettamente. Quindi complessivamente c'è tanta carica positiva, quanta carica negativa, e siamo tutti contenti. Allora, che succede se io metto un campo elettrico diretto così, come il mio braccio, ok? I vari dipoli tenderanno ad allinearsi secondo questo campo elettrico, come abbiamo detto. Allora, fin tanto che lo fa uno qui dentro, poco male, questo da che era così, si allinea cos'ha, ma sempre qua dentro rimane, quindi il conto non contribuisce al conto netto delle cariche che stanno qui dentro, perché diciamo tanta ce n'era prima e tanta ce n'è dopo che c'è questa rotazione. La cosa cambia se io ho una molecola qui in prossimità della superficie, immaginate così per esempio. Se io ho un campo elettrico messo in questo modo, questa molecola si orienterà in questi termini qua, così, vi trovate? Questo vuol dire che all'interno della carica sigma, della superficie sigma, ci sarà un eccesso di carica negativa questa volta, perché tutte le molecole che stanno qui sul bordo tenderanno a allinearsi secondo questa direzione e a lasciare, diciamo così, più carica negativa dentro la superficie a causa di questo allineamento. Ripeto, questo non vale per una carica qui dentro. Quindi questo si estrinseca solamente in uno stratello di dimensione D. Anzi, per essere precisi, se chiamo N la normale, D scalare N. Tutte le molecole che stanno in questo stratello contribuiscono a questo meccanismo. D è la distanza fra le due cariche, ricordate. Perché se io ho una carica che sta più lontana di questa quantità dalla superficie, quando la ruto rimane sempre là dentro e quindi non mi dà contributo. Se sta in questo stratello, quando la ruto mezza sta fuori, mezza sta dentro e diciamo, dà contributo alla carica negativa. Chiaro? Quindi la carica cosiddetta di polarizzazione, cioè legata a questo meccanismo, come si può scrivere? Si può scrivere come così. Che cosa ho scritto? Adesso lo commento per cercare di farvi capire. Sto cercando adesso di fare il calcolo di quanta carica rimane dentro la superficie sigma a causa di questo meccanismo che ho descritto. Allora, segno meno perché è una carica negativa, perché è uscita da questo, e fin qui ci siamo. Dopodiché, D scalare N è l'ampiezza di questo tratto. Quindi quando faccio D scalare N per integrale in DS, sto facendo l'integrale di volume su questa striscia. Per fare l'integrale di volume posso fare l'integrale di superficie per l'ampiezza di questa
campo dell'altezza praticamente, base dell'altezza, diciamo. Ok? E quindi qui siamo d'accordo. Poi Q è la carica della singola molecola, dell'eccesso di carica della singola molecola. N è la densità di molecole, quante ce ne sono per la molecola. Quindi quando faccio questo, ottengo complessivamente la carica di questa striscetta attuale. Chiaro? Chiaro così? Ma vista la definizione, questo si scrive anche come meno l'integrale di P scalare N ds. P è il vettore di polarizzazione che abbiamo definito prima, no? Il momento di polo per unità di volume. Adesso, come scriviamo la legge di Gauss? La legge di Gauss nel vuoto si scrive così, no? Quella che abbiamo scritto anche prima. Integrale del vuoto di u uguale epsilon 0 per n, epsilon 0 per n scalare n da s uguale q sigma. Questa è la legge di Gauss nel vuoto, quella che abbiamo applicato un minuto fa. Adesso, in presenza di questo meccanismo fisico, alla carica, chiamiamola libera, cioè quello che decido io di piazzare, si aggiunge questa carica di polarizzazione legata a questo fenomeno qua. E quindi, qui ci aggiungo questa carica QP. Alla carica libera che piazzo io, aggiungo la carica di polarizzazione legata a questo fenomeno che abbiamo appena visto. Poiché QP ha questa espressione qui, io potrò scrivere questo al posto di QP, ho scritto questa espressione qua e l'ho portata al primo punto. Chiaro? Ma a questo punto, se io scrivo che D è pari a y0 per E più P, io scriverò esattamente la legge di Gauss che ho scritto anche qui. Quella è, insomma, questa è una delle equazioni da cui siamo partiti. Quindi significa che per poter scrivere anche nei materiali dielettrici la legge di Gauss nella forma a cui siamo abituati, dobbiamo scegliere D pari a questa espressione qua. Quindi il legame che c'è in un materiale dielettrico è questo, fra D e E. Possiamo ulteriormente semplificarlo dicendo che P è proporzionale al campo elettrico, lo commentavamo prima, tramite questo fattore qui, quindi D è uguale a epsilon con 0 più P per E, ovvero epsilon per E. Alle volte sui libri questo lo trovate normalizzato con epsilon con 0, ma insomma, diciamo, sono semplicemente diverse unità di misura, ma non cambia la sostanza. Questo vuol dire che nei materiali dielettrici, cioè quelli in cui vale questo ragionamento della polarizzazione per gli volume, il legame che c'è fra D ed E può essere ritenuto di proporzionalità tramite una costante dielettrica epsilon diversa da quella del vuoto, perché ci si aggiunge un certo termine che è legato a questo fenomeno di polarizzazione sostanziale. Chiaro? Quindi il legame che noi usiamo nei materiali è appunto, lo scrivo qua, P uguale epsilon per N, in cui la quantità epsilon, che si chiama costante dielettrica del mezzo materiale in questione, è per tutti i mezzi, diciamo, esistenti in natura maggiore di epsilon con 0. Strettamente maggiore di epsilon con 0.
in altri termini, la cosiddetta costante dielettrica relativa, ossia pari a epsilon diviso epsilon con 0, è strettamente maggiore di 1. Questo per tutti i mezzi materiali. Sono tabellati i valori, andate per ogni materiale, diciamo, è possibile trovare il suo valore di costante dielettrica relativa. Per esempio per l'acqua, vado a memoria, epsilon con 0 è circa 80, tanto per capirci, l'acqua distillata. E così via per gli altri. Questo per i materiali naturali. Quello che però, vabbè, no, questi ottimi due minuti facciamo due chiacchiere, giusto per leggere un po' la cosa. Quello che però adesso, con lo sviluppo della tecnica, sta nascendo è la possibilità di costruire dei materiali, diciamo, artificiali, diciamo così, in cui cioè questi meccanismi fisici di base, tipo i poli elementari e così via, sono fatti ad arte, sono ingegnerizzati. I cosiddetti metamateriali sono fatti, diciamo, ingegneristicamente. In altri termini, lo sviluppo attuale della tecnica ci porta a poter realizzare su scala nanometrica degli oggetti che possono essere dei dipoli o delle spirette e così via, che su scala macroscopica si riflettono su proprietà materiali tipo costanti dielettriche di valori completamente differenti da quelli dei materiali naturali. Addirittura è possibile creare dei materiali che in certe situazioni esibiscono una costante dielettrica negativa, e questo ha delle conseguenze inimmaginabili sull'interazione che questi materiali hanno con il campo elettromagnetico, chiaramente. Perché noi siamo abituati a studiare, appunto, i materiali normali in cui, appunto, per esempio epsilon è maggiore di 0. Esistono quindi tutta una serie di materiali che permettono di raggiungere degli scopi altrimenti assolutamente impensabili. Per esempio, c'è chi sta studiando dei materiali in grado di fare i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. La luce è una particolare onda elettromagnetica, no? Questi materiali possono essere ingegnerizzati ad arte in modo tale da, diciamo così, deviare la luce per farla girare un ostacolo, sostanzialmente, in modo tale da rendere l'ostacolo invisibile. Questo ha applicazioni enormi anche dal punto di vista militare, come potrebbe immaginare. Con questi materiali artificiali è possibile anche fare questo, grazie al fatto che le proprietà, in questo caso la costante elettrica, poi vedremo anche le altre proprietà, magnetiche e così via, possono essere entro certi limiti ingegnerizzate secondo gli scopi che si vogliono raggiungere. Però chiaramente, diciamo, ci vogliono, diciamo, parecchi studi per arrivare a questo, non sono cose sicure. Vabbè. Quindi ovviamente noi non parleremo di questi materiali, ovviamente.